Allora ragazzi, benvenuti ancora una volta su Opinione di Luzio. Oggi 24 febbraio 2013, ore locali 15:35, vi porto in risalto una problematica molto grande, insomma, soprattutto nel nostro contesto italiano, che riguarda la violenza sulle donne. Sì, forse avete già sentito parlare di Luciana Tizzetto, che difendeva quindi questa onta che si sparge a macchia d'olio sui capi delle donne, insomma, e l'ha ben detto a Sanremo. Io voglio ribadirlo ancora una volta, anche se oggi non è più la giornata per la violenza sulle donne, ma lo voglio portare ancora in risalto, perché penso che sia una cosa molto preoccupante logicamente. Io voglio soltanto portare alla luce che nel 2012 ci sono state quasi 150 donne che hanno perso la vita per colpa del loro compagno o ex compagno, fidanzato, marito o amante o quant'altro. Quindi per gelosie, per morbosità sono arrivate ad accoltellarle, strangolarle e prenderle sotto con la macchina e ucciderle, quindi. Senza a pensare alle centinaia di migliaia di casi di molestie, di soprusi, di stupri, di minacce e di usare queste mani sul volto di una donna è ancora peggio sul corpo di una donna. Allora io questo vi voglio portare alla luce, ragazzi, un'incazzatura da parte di Opinione di Luzio, che oramai è rimarcata e ben consolidata ormai in questo mio canale, e ve la voglio portare ancora oggi in risalto questa incazzatura, ragazzi. Basta l'omertà, basta il silenzio, basta la vergogna del far sentire all'altro, al proprio vicino o alle proprie forze dell'ordine la propria preoccupazione, perché il proprio marito gli ha messo le mani addosso, vi schiaffa quotidianamente, ripetutamente. Allora ragazzi, non dobbiamo stare in silenzio e pensare che i panni sporchi si lavano dentro le mura domestiche. No ragazzi, dobbiamo gridare a gran voce, come faccio io in questo istante, in questo momento. Appena accade un episodio del genere bisogna denunciarlo, bisogna subito mettere dei paletti, delle distanze chilometriche verso questa persona, perché soltanto il preludio di qualcosa di peggio che vi può capitare alla vostra vita. E se voi ci tenete, che avete anche dei figli, dovete proteggere anche loro, se voi non vi importa di voi stessi. Che io non posso immaginare che sia possibile che una persona accetti le mani sul proprio corpo con violenza e rimarcate dal proprio compagno o dal proprio padre dentro casa, per far sì che si nega la propria identità e la propria moralità. Ok, se questo si nega, potete però urlare a gran voce per proteggere i vostri figli, che non accada anche a loro tutto ciò. Ok, comunque sia, crea dello shock a livello psichico. Quindi allontanatevi da queste persone, denunciatele e banditele da questo sistema sociale, perché queste persone possono portare alla vostra morte, o comunque sia, se non la causano a voi, possono causarla successivamente su altre persone facendo lo stesso gesto. Ok, se voi siete così fortunati di poter evitare la catastrofe, ok? Anche oggi a Budrio una persona ha coltellato la propria moglie, ok? Portando via i propri figli, fortunatamente è stato arrestato, ok? Allora ragazzi, basta con queste cose, urlate come faccio io, questo voglio, in maniera cagnesca urlate come fa Opinione di Luzio, siamo a Senigallia. Le regole del business. Dai, io vado allo spazio, guardo le Opinioni di Luzio. Lo straccio. Tanto venite al Colosseo. No, se non guardate le Opinioni di Luzio. Che? Perché? Un casco per terra. E poi c'hai il raccolto da ghiacciai.